adesso sta facendo sottosegretaria Bellanova, se può rileggere la riformulazione del 43 Marzana. Ok, vediamo subito, Presidente, un attimo. Ecco qui. 43 Marzana. A valutare d'intesa con il MIUR l'opportunità di... E continua così come era stato presentato l'ordine del giorno. Va bene? Ok. Bernini Massimiliano, mi sembrava che avesse detto sì, prima, ok. Pili, onorevole Pili, va bene, ok. Adesso vediamo se c'è anche il parere su Gregori. Sì, Presidente, grazie. Accolto con riformulazione a valutare l'opportunità di uno stanziamento di risorse aggiuntive. Grazie. Allora, va bene, onorevole Gregori? Ok. Allora, passiamo ora al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Pia Locatelli. Grazie signora Presidente. Invito Il i gruppo colleghi che lasciano l'aula a farlo silenziosamente, così i colleghi che parlano possono ascoltarsi e farsi ascoltare. Prego, onorevole. Socialista voterà a favore di questo provvedimento che eleva il nostro patrimonio di beni culturali a servizio pubblico essenziale. Noi, che siamo tra coloro che auspicano l'inserimento del diritto alla bellezza nella Costituzione e da sempre riteniamo che le nostre bellezze, a differenza di quanto avviene in altri paesi, sono sottovalutate e poco valorizzate, non potremmo fare altrimenti. Il nostro consenso però non può nascondere alcune, beh, diciamo perplessità suscitate dal provvedimento. Prima fra tutte, ci pare una forzatura l'uso dello strumento della decretazione d'urgenza. Sarebbe stato molto meglio approvare un disegno di legge parlamentare di più ampio respiro, volto a rendere veramente